noi già da parecchi anni collaboriamo con questa realtà e quindi portiamo i bambini in questo ambiente, facciamo anche vedere queste situazioni che comunque fanno parte della vita e quindi devono anche solo viverle, conoscerle, capirle e riconoscere anche l'importanza di essere molto vicini a queste persone che vivono un momento difficile di passaggio della vita. Quali sono le domande più frequenti che fanno i bambini? Riferendoci ai bambini più piccoli, magari chiedono il perché una persona ha una certa sofferenza, da dove vengono queste sofferenze, la provenienza, mentre pensando agli ospiti in generale qui della casa, si interessano soprattutto quando ritrovano magari il parente del loro compagno, nonno, zio, in seconda, eccetera, così allora si interessano, vogliono sapere cosa fanno, come anche passano la giornata qui, visto che vivono in questo ambiente, in questa comunità. L'iniziativa di questa mattina come si colloca nel percorso educativo dei bambini e che cosa rappresenta per l'avvicinamento a un tema così importante e delicato? Allora, nel percorso educativo possiamo dire che avvicina i bambini a un discorso proprio di riconoscere l'importanza di vivere in mezzo agli altri, quindi le difficoltà che hanno gli altri, conoscerle, darsi quindi anche una mano, e quindi è un aspetto diciamo più sociale, ecco, un aspetto più sociale. L'altro aspetto è un aspetto anche proprio ma di lavoro a livello manipolatorio con questi personaggi molto in gamba della televisione, e quindi un'attività a livello manipolatorio che è utile sia per un discorso di grafismo, di scrittura, ma non solo, manipolando il bambino fa esperienze che lo aiuteranno anche proprio, anche può essere nell'ambito per esempio matematico e in altri ambiti comunque di quello che è il programma didattico nostro che abbiamo nella scuola. Mi dici come ti chiami? Lorenzo. Magdalena. Martina. Ambra. Alessandro. Giulia. Sofia. Qual è il tema di oggi? Fare un lavoretto, dopo regalarli agli anziani. Tu che cosa hai deciso di fare oggi? Un fiore e dei bambini che giocano a palla. Sto disegnando la principessa. Sto facendo un dinosauro e un vulcano che sputa fuoco con il sole. Sto disegnando la fantasia. La vita secondo te come si può disegnare? Può essere un albero? Tutta rotonda. Un quadrato con tanti colori. Che colore ha la vita secondo te? Colorata. Perché? Perché è bella e è allegra.